Se devo essere estremamente sincero, a me il termine difesa personale fa schifo. E fa schifo perché è collegato a tutta una serie di concezioni sbagliate su quello che la difesa personale è. E logicamente, sulla base di queste concezioni, le persone dicono che me ne faccio e c'hanno ragione. Uno dei problemi maggiori nel comprendere a che cosa serve davvero fare difesa personale è capire che l'80% del lavoro riguarda ciò che succede prima di un'aggressione e ciò che succede dopo. Puoi considerare una situazione di aggressione come un match in 3 round. Il primo è tutto ciò che concerne la prevenzione, la dissuasione e la de-escalation. Perché se hai giocato bene il primo round, vince il primo round. Il secondo è quello che riguarda l'aggressione fisica vera e propria, perché tutte le aggressioni sono psicologiche, alcune diventano anche fisiche. E l'ultimo round è quello legale, e anche quello è veramente importante. Il primo e l'ultimo round sono quelli che determinano se tu ci entri in una situazione del cavolo o meno. E l'ultimo determina se tu ne esci veramente pulito da una situazione del cavolo, perché non dimenticare chi ti aggredisce nel 90% dei casi è una persona che non ha niente da perdere. La cosa veramente importante quando parliamo di tecniche è capire in che modo le tecniche sono performanti. Le tecniche devono essere progettate per essere performanti. E per poterlo fare devono rispondere a determinati requisiti. Il primo è che devono lavorare su degli schemi motori che noi già abbiamo sotto stress. Una qualsiasi tecnica che abbia senso nella difesa personale deve poter offrire un'alta capacità di efficacia. Anche all'inizio, quando la stai imparando e non ne sei completamente padrone. Perché? Perché se devi aspettare 5 anni o 10 anni per poter utilizzare una tecnica, vabbè, ok, cosa fai? Ti chiudi in casa nel frattempo?